Linguassa è il titolo vero, linguassa, lingua, lingua che manda giù della roba da mangiare e lingua che tira fuori delle suoni, dei suoni articolati che diventano parole. Sottotitolo: l'uomo è ciò che mangia. È una citazione da Feuerbach. Secondo sottotitolo: Total Bocchi agli apparati, Moa Magnè agli edifarati. Per i Forestier, tutte le bocche sono parenti, ma nel mangiare sono differenti. Spettacolo in tre portate: il primo, il secondo, il contorno e un brindisi finale. Ogni portata è introdotta dalle bocche parlanti di Fortunato De Pero, scrittore futurista degli anni 30. Lo spettacolo consiste nella ricerca a tavola, attraverso le bocche che parlano, degustando vino, di quale sia il vero amore e il senso della vita, e per appurare che tra un patac e un coignon vuole la sua bella differenza. Buon appetito. Total Bocchi agli apparati, Moa Magnè agli edifarati, che è la citazione, appunto, una spiegazione dotta da Feuerbach. L'uomo è ciò che mangia. Anzi, per dir meglio, Feuerbach dice che un popolo può migliorare migliorando la sua alimentazione. E nel lontano 1862 scrisse un libro intitolato appunto L'uomo è ciò che mangia. Cioè, esiste un'unità inscindibile tra la psiche umana e il suo corpo. Per pensare meglio dobbiamo alimentarci meglio. E se uno pensa meglio, è ovvio che parla anche meglio. E cosa pensa la gente, quindi, dipende da che cosa mangia, se vogliamo estremizzare. Allora, cosa si mangia nel mondo? Siamo in Cina. In occasione di un ricevimento nella residenza dell'ambasciatore inglese a Pechino, il ministro degli esteri cinese esterna tutta la sua ammirazione per la cagnetta Spaniel dell'ambasciatore inglese. «Io piacere molto a vostra cagnetta». L'ambasciatore inglese comunica al ministro cinese che la cagnetta è incinta e che sarà per lui un grande onore se il ministro si degnerà di accettare due cuccioli in dono. «Accetto volentieri», risponde il ministro cinese. Qualche mese dopo, infatti, una cesta con due cuccioli viene recapitata al ministro cinese. Passano alcune settimane e i due si incontrano in occasione di una nuova cerimonia pubblica. «Allora, le sono piaciuti i cuccioli, signor ministro?» domanda l'ambasciatore inglese al cinese. «Teneli», replica il ministro cinese. «Una bella delizia per il palato». Ma cosa si mangia in Emilia-Romagna? Allora, come aperitivo, diciamo così, potremmo dire che si mangia delle cose tradizionali, delle cose che hanno a che fare con l'entroterra della Romagna. Qui siamo in prossimità del mare, anzi abbiamo l'angualla, che sarà sicuramente una tradizione. Io conosco bene il paese di Conserice, hanno la tradizione di ranocchio. Loro tradizionalmente hanno anche un monumento al ranocchio, Usmogne di Gran Ranocchio, solo che i ranocchi ultimamente vengono un po' a mancare, diciamo così. E il ranocchio a Tcunser si va dalla Cina. E è di ranocchio che di Cunai. Allora, invece qui si mangia effettivamente, e c'è questo aneddoto che io racconto perché ha le radici profonde nella nostra cultura alimentare e nella nostra cultura di lavoro.
della cultura in generale, le nostre radici profonde dell'entroterra dell'Emilia-Romagna, che è la storia, il fatto è vero, come si traduce in italiano dal dialetto, perché io quando ero piccolo chiedevo al mio babbo, babbo, è un fatto vero? E lui rispondeva, sì, è un fatto è vero. E, tradotto in italiano così, e fa la sol e de parchot. E introduciamo con questo, infatti si mangia cipolla e prosciutto, ma chi mangia la cipolla e il prosciutto erano, e la storia era ben raccontata dai garzon, e garzon de Contadin. Per il garzone, per il proletario, per il nulla tenente, il contadino, l'è sempre il contadino ricco, la vera ricchezza non si sapeva neanche che cos'era. Il contadino ricco perché a cad un sbrasset, d'un proletario, si dice a cad un contadin, un smor mai de la fin, o sempre quel quel de manier, cioè un uov dur, una tacchene, poi c'è il pomodoro, l'orto. A casa di un garzone, di un bracciante, se non si lavora, le braccia non si possono mangiare, non possono mangiare nulla. Allora il fatto è raccontato dal punto di vista del garzone. C'è il contadino ricco che, oltre a essere ricco, nel fatto, già ne c'è, non è un po' spagogno, cioè da noi si dice le spagogne, uno va in bisacca con i gomit, nel senso che se devi tirare fuori i portafogli non è che non ce la fai proprio, insomma. Insomma, un po' tirchio. E allora invita il suo garzon, che una volta all'anno, perché una volta all'anno, una mangiata, non una cena la costa troppo, una merenda, fa merenda, l'invita il garzon, dice vieni giovedì pomeriggio a Camille col tuo figlio, un burdel a Ceto, a Ten, e porta anche tuo figlio, ti offro la merenda, va bene. Allora la subito dopo mezz'ora va a casa del contadin, si mette a sedere lì davanti, dall'altra parte si siede lui, il padrone, e poi gli mette davanti, da una parte, un bel parchot, con il suo curtel da sfitlè, si dice da sfitlè qua, no? Da sfetolare sarebbe in Italia, tradotto in Italia, da sfetolare, e da quell'altra parte un mat pernes, un piatto sol, cipolla, come dite voi, sol, la sivola, insomma la sol, no, Villanova, bene a cavallo, già la sol. Allora, poi dice, buon appetit. E allora, sa fa il garzone, c'ha un te curtel e tacca sfitle per sciot, sfatte per sciot, sfatte per sciot, sfatte per sciot, un danaca su fiol, sfatte per sciot, sfatte per sciot, ciò, dopo 10 minuti per sciot, e cala un bel po'. E il padrone guarda per sciot e fa due occhi, e poi guarda la sola e dice, «Sens ta sola con te buona, oi! Buona la sole!» E c'ha pinto una sole e usbugna la sole. E garzone guarda la sole, e guarda il patron, e c'ha pinto il curtel, e sfatte per sciot, sfatte per sciot, sfatte per sciot, sfatte udana che su fiol, sfatte per sciot, sfatte per sciot. Dopo 10 minuti per sciot les arriva l'adri los. E il padrone guarda per sciot e fa due occhi, e guarda la sole e poi dice sta sola stelle nuda buona dolce come me set come le buone e c'ha pinturetta sole e usbugna la sole e garzone guarda la sole guarda il patron e c'ha pinte curtel e sfatte per sciot udana che su fiol sfatte per sciot sfatte cioè, solo che il bambino si fa incuriosire naturalmente la sa fa a un certo punto e botta una me in la sole. Come tocca la cipolla suo babbo, gli dà un scappasson, pam, ignorante, maleducato, gli ho sempre, dovete perdonarlo, signor, è un maleducato, gli ho sempre detto, è maleducato, mangi il parciotte, t'invica la sola la piace patron. Questo è un po'. Come dire, questo a introdurre, e introduce bene perché parla di mangiare alcune cose che sono caratteristiche. Oh, la sola, la cipolla naturalmente si mangia in tutto il mondo, immagino la sola. E prosciutto no, cioè prosciutto magari lo mangiano in tutto il mondo, e prosciutto, ma il prosciutto va da qua, e prosciutto non solo da Parma, non è che la bisogna già ricerco, e prosciutto va da qua, cioè non solo prosciutto, abbiamo il parmigiano, l'aceto balsamico, la piadine, le pesche nettarine, i tortellini, i caplatti, i pasciatelli. Insomma, tutta sta roba qui si mangia qui da noi, ma soprattutto usbugne prosciutto.
salame, salsiccia, cotechino, burlang, ciccioli, culatello, porchetta, grassur, bella cotte, panzetta, strutto, mortadella, salama da sugo, coppa d'inverno, coppa d'estate, coppa di testa, bracciola, costolette, nervetti, zampone, zampetto, testine, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, allora, se l'uomo è ciò che mangia, come dice Feuerbach, qui in Emilia Romagna, un smugno del green pork, fate voi. La bocca rossa parla di Fortunato De Pero, il testo, perché se l'uomo è ciò che mangia, l'uomo è anche ciò che beve. Io voglio del vino asciutto, rosso, con trasparenze di rubino, accostando il bicchiere alle labbra, un tepore profumato mi deve leggermente inebriare. Al palato deve apparire. Oh, quieto, scorrevole e dissetante. Nella gola deve scivolare come una cascatella cristallina di pace raccolta e di poesia silenziosa. Attraverso i suoi riflessi devo vedere la linea flessuosa del suo profilo sottile di vespa, chiaro sanguinello di fragola, filtrata con vene azzurrine di aria purissima, vino preparatorio, adolescente, primaverile, che mi dia un senso di bagno interiore, di sana strigliatura, di muscoli e di leggero colore ottimista. Ottimista, cos'è l'ottimismo? L'ottimismo vola. Questo non era di De Pero, era di un etero romagnol, perché dopo aver bu ognò e vo di lassù. Citazione di Charles Baudelaire: chi non beve vino ha qualcosa da nascondere. Pensavo di essere astemio, ma era solo perché ancora non conoscevo il Sangiovese. Gianni Mura. La felicità è un vino pregiato, deve essere assaporato sorso a sorso, sempre Feuerbach, quello dell'uomo che... Il vino è il canto della terra verso il cielo, Luigi Veronelli. Il vino ravviva la nostra gioia, alimenta la fiamma della vita quando vacilla e in piccoli sorsi stilla nei nostri polmoni, come la più dolce rugiada del mattino. Cioè, questo è Socrate, eh? Par Saint-Martin, un simbariegue grande snè, anonimo romagnolo. L'alcol, questa è di un grande.
L'alcol è un liquido prezioso perché conserva tutto, tranne i segreti. Cary Grant, se ne intendeva Cary Grant. E chi non beve in compagnia è un ladro o una spia, questo è un anonimo internazionale. Se il bere alla sera ti è di danno, ribevi anche al mattino e sarai guarito. Fra Gaudenzio. Bevete, fratelli, bevete affinché il diavolo non vi sorprenda in ozio. Sempre Fra Gaudenzio. Meno internet, più cabernet. Scritto su un muro. Quanta è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza, Lorenzo il Magnifico. E poi questa che è il più famoso detto latino, in vino veritas. Cusca voglia di ogno ul putrà capì. Altro detto in latino, forse non bisogna neanche tradurre perché si capisce abbastanza bene. È sempre di Fra Gaudenzio, un nome, un uomo. Qui bene bibit, bene dormit. Qui bene dormit, non peccat. Qui non peccat, vadit in celum. Ergo, qui bene bibit, vadit in celum. Giusto Fra Gaudenzio, Questa di Marco Valerio Marziale, deliziosa. Cinque bicchieri si bevano per Livia, otto per Giustina, quattro per Lina. E quattro anche per Lide, cioè tanti bicchieri siano per ciascuna, quante sono le lettere del vostro nome. Come ti chiami, amore? Ida, oh Ida, Ida, tre lettere sole, e siano tre bicchieri per te, uno all'amore, uno al sesso e uno alla gioia. E tu, amore, come ti chiami? Maria Grazia Antonellina. Socce burdel, troppa grazia, Antonellina. Sono 21 bicchieri, amore mio, Le devo finire tutte, quindi, Pierre. Il bere a Forlì, cioè il vino, è Forlì alle stre, sempre in Romagnolo, calò, per carità, ma so Dravena, per cui... No, e va, a ciamane va, e bere vuol dire bere, poi hanno bevuto l'acqua talvolta, Ecco, invece, il bere a Forlì lo chiamano direttamente... Ebe, ma non si tratta di acqua, è proprio il vino che chiamano ebe. Il bere è sinonimo di vino. Per cui, che pasba che a Furlè è sempre in barriere. Se te be Furlè, ben da be, i dambi kirvaneger. Per carità. Del resto, forse memori, cioè, sapete quella storia, dove comincia la Romagna? Si dicevano una volta, nell'Ottocento forse, le strade non asfaltate. Tu vieni giù da Bologna sulla via Emilia, verso Rimini, allora tu in bicicletta con un kelt, come in cu, ti fermi ogni tanto a bere, perché è sud. E allora conta da fare, è un modo, la formula per chiedere se hanno bisogno di bere, di se hanno sete, e dan bicchier d'acqua da bere. Tate firmnek, dopo a 2 chilometri, dan il bicchier d'acqua. Ecco, quel che massa detto, un bicchier d'vaneger, lì se comincia la Romagna. Sembra, pare, si dice... I maliziosi di Forlì, sicuramente qui di Furlè, aggiungono
con chi la fa pagare ci arriva Ramin. Cioè, questa è la cattiveria, pura cattiveria. Allora, del resto come cattiveria, con il vino in Romagna, soprattutto Sazve, poi altri vini, per carità, no? E c'era un mio padre che mi raccontava un altro fatto, è vero, su Sestinval, che cioè, mi babbo diceva, è un fatto, è vero, e mio mamma diceva, stai credo amico, l'infa su Sestinval, cioè, tutta fantasia. Però cioè, pare che c'era una famiglia antica che produceva vino da generazioni e aveva un certo successo. Alla fine c'è il padre, il vecchio padre che morì, stava morendo, e i due figli erano lì al capezzale e chiedevano di dire le ultime parole, cioè il padre voleva dire due parole, le ultime parole solo al capo, al primogenito dei due, il più grande, e dice ascolta, guarda qua che tolta di in quel. La torta di quel, se ti metto di, è un segreto, non la da sapere, se ti metto di, bab, avvenite, avvenite, che non ho più la voce. Lui si avvicina all'orecchio e lui in un filo di voce gli dice, ascolta, da un segreto, te da sapere che va un sfanaco con l'uva. E allora il figlio, poi muore, e poi muore. E l'altro figlio, che non aveva sentito niente, scusa, dice, ma dimmi, ma che c'è tarda, no, ma è pure tu un capello più niente, l'era più là che qua, vite le morti, l'era più là, un capello più niente, dai. No, mi sei questo detto, ma no, guarda, non è inutile, non era più là con la testa proprio, siamo c'è insomma, l'uomo ha detto che, e va, usfane anche con l'uve, e fa, e letto il fratello, allora è proprio in desottesta, Questo è un po' un altro fatto è vero che si dice nella Romagna. Allora, poi la Romagna, naturalmente, si mangia, si beve, si mangia il sangiovese, si mangia il maiale, ma con la piadina romagnola, si mette su per shot in denter, la piadina romagnola che è famosa nel mondo, ormai come quanto, non so, quanto Romagna Mia che è famosa nel mondo, la piadina romagnola. E infatti c'è Giovanni Pasqui, il più grande poeta forse italiano, che era un romagnolo, anche se non ha mai scritto una parola in dialetto romagnolo, lui descriveva la piadina romagnola così, piada, piede, pide, pie, si chiama dai romagnoli la spianata di grano o di grano turco o mista che è il cibo della povera gente e si intride senza lievito e si cuoce in una teglia di argilla che si chiama testo sopra il focolare che si chiama rola. E qui, ecco, qui comincia il problema, come senza lievito? Ma è la piadina, la maniera che c'era snicchia, la faceva la mia mamma, sempre il lievito ci ha messo. Perché c'è una sola differenza tra cioè la piadina romagnola Draven e quella di Rimini, per carità. Quella Draven cioè, è fatta con lo strutto di maiale. Il maiale noi ci mette dappertutto, anche nella piadina. Infatti il giorno dopo la piadina a Dravena lei ancora buona, la spiga, te la schede buona come da prima. E da dopo quella Dramin. No, neanche dopo mezz'ora te la meglio. Come che la saggiasse, te la piga, la sbrisla, non sbrisla, non smagna neanche più. Insomma, ognuno ha i suoi gusti. È un po' marchigiana quella di Rimini, sapete, va là. Lasciamo perdere, insomma il maiale anche lì dentro, nella piadina, perché il maiale, insomma, c'è sempre in mezzo il maiale, perché parlando del maiale, insomma, parliamo anche un po' di noi stessi, come detto all'inizio, noi mangiamo quella roba lì, perché il maiale è tutto, è un continente il maiale, esprime le offese il maiale, cioè, ma, le offese del maiale, toste, classiche, metti giù le mani, porco, no? Oppure offese sottili, per esempio... Un piccolo rivenditore di frutta a Vienna, fuori dall'Emilia, Romagna, è diventato il fornitore di un nobile decaduto. E allora, chiede l'aristocratico, oggi hai delle mele per me? Il fruttivendolo gli indica un cesto di mele belle tirolesi. Ma guarda che schifo di mele, dice sprezzante l'aristocratico. Credi che un maiale assaggerebbe queste mele? Beh, risponde il fruttivendolo, ne provi una, eccellenza. È un po' più fine questa.
è un po' inglese Janet Jackson. Perché lui dice, crede che anche un maiale mangerebbe queste mele? Perché c'è un altro fatto, è vero, con Kuntemi Bap. I maiali gli si davano le mele. C'è, anzi, c'era davanti alla casa dei contadini, a volte, in certe stagioni, c'erano delle cataste proprio di mele, quelle venute male, brutte, piccolette, insomma, non da vendere al mercato, ecco. E quando passava di lì, quello che forse andava in bicicletta da Rimini e da Bologna, cercando da bere, si fermava a casa del contadino e la signora, la sdora, dice: guardi, prenda un po' di mele la sporta, ma non de là, ma tulili, ma no, ve la stasi la smazzè, tulili tegno mod no, lì de sani purk. Grazie. Questo è un po' fa il paio con quell'altra che ce lo dico, che non c'entra niente, fa il paio con quell'altra che nei primi anni 60 a casa mia, nella miseria che avevamo, a un certo punto la mia mamma aveva 2 o 3 soldi, pochi soldi, dopo aver mangiato si era rimasta un po' di soldi. Allora avevamo una tavola vecchia, brutta, rotta, una credenza spaccata, faceva miseria, insomma, via questi mobili vecchi, antichi. Poi mia mamma comperò una credenza e una table at formiche, bieche schisnedat blu, una maraviglia. La gente veniva in casa per meravigliarsi della bellezza di questa roba e poi voleva fare i complimenti alla mia mamma. Eppure veniva una donna vicina di casa e diceva: oh, si guardava attorno, oh, 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 bemmo, bemmo, bemmo. Fa così le donne per fare meraviglia, no? Oh, 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 bemmo, bemmo, bemmo. Oh, 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 bemmo. Asci proprio, mase vuol dire sistemati. Siete proprio sistemati bene. Oh, oh, asci proprio, mase ben, per la zat che sì. Era un complimento allora, perché era un complimento dell'ingenuità, era un vero complimento, voleva dire insomma un schiaffo alla miseria, ecco, questo era un po'. Il miglior amico dell'uomo infatti è il maiale, è un'amicizia ricambiata, gli vogliono così bene che, insomma, noi gli vogliamo bene, che ce lo mangiamo proprio tutto, infatti si dice del maiale non si butta via niente, perché siamo affezionati proprio. Già, però anche quando è vivo, il maiale, dallo sguardo umano, avete mai visto un cartone animato dove il maiale sia cattivo? È sempre buono, poi vedi 3 porcellini, eccetera, eccetera, tranne in un caso famosissimo, la terribile eccezione di George Orwell, che nella sua Fattoria degli animali lo ha identificato niente meno che con Stalin, inventando per lui quella famosa frase, anzi il famigerato unico comandamento, che suona così: tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Certo che poi c'è chi prende la sua rivincita, questo mi ricorda qualcuno, però adesso non mai clamato. Certo che poi c'è chi si prende la sua rivincita su questo maiale più uguale degli altri. Infatti nella stalla di una fattoria un maiale guarda perplesso l'asino che gli è a fianco e poi esclama: asino, sfacciumarci, ma lo sai che si brocci proprio brot, grigio, piccolo, con queste orecchie lunghe, fai schifo, fa proprio schifo fai. L'asino non reagisce, continua a mangiare la sua biada. Asino, Schumar, ma proprio, ma che razza di vita di merda che fai? Sgobbi dalla mattina alla sera carico di pesi e se ti fermi ti danno le bastonate. E poi, ma te lo sai che per gli uomini sei il simbolo della stupidità, dell'ignoranza, che se uno è proprio asino, lo chiamano somaro. Ma ti rendi conto che vita di merda che fai e non ti vergogni di stare al mondo? L'asino finalmente si volta distrattamente, lo guarda, guarda il maiale e pacatamente domanda: scusa, tu non sei il maiale dell'anno scorso, vero? Tomove. Il maiale è l'essere più felice, infelice, amato, odiato, simpatico, sgradevole, venerato, disprezzato, adorato, osteggiato, schifato e mangiato. Il porco, solo a pronunciarlo, è un'allusione al male, a volte allo sceno proprio. Anche oggi, per cercare delle notizie utili, anche per comporre queste robe sul maiale, sono andato su internet e nel motore di ricerca ho scritto la parola porco. Mi aspettavo pagine di storie sui maiali, zamponi, prosciutti, no? Ciccioli.
mi sono giunte schermate e video e foto pornografiche. Ho controllato, pensavo di avere sbagliato, anziché porco, magari ho scritto porno, chi lo sa, no? Ma che non ho, avevo scritto giusto. Lì non vi consiglio di fare una ricerca storica sulla guerra di Troia. Bisogna trovare qualche lettera. Dunque, per alcuni il maiale è il diavolo e per altri invece è proprio il ben di Dio, l'immagine di Sant'Antonio. Io mi ricordo, adesso non ci sono più, le hanno tutte trafugate negli anni 60 per l'appunto. Ogni casa di campagna aveva sopra l'ingresso principale, la casina con l'ingresso così rotondo, sopra c'era sempre una piccola nicchia con dentro il Sant'Antonio con un maiale. E c'è il Sant'Antonio dei maiali. E così quindi era abbinato questo, il santo col maiale, infatti, no? Il mondo è strano, c'è chi ama le vacche e le lascia libere, no? Così non le tocca neanche. E c'è chi odia il maiale eppure lo lascia libero, uguale. Ognuno poi, no? Del resto il rapporto tra l'uomo e il porco, il maiale, è segnato da una contraddizione costante e millenaria. I popoli che lo amano sono quelli che lo uccidono e se lo mangiano, mentre chi lo disprezza, come i popoli ebraici o islamici, gli risparmia la vita, per carità. Il Corano sembra così, ma il Corano invece è il meno rigido in questo, anzi è abbastanza magnanimo. Dice il Corano: in verità Allah vi ha proibito gli animali morti da sé, il sangue e la carne di maiale, però chi sia forzato da necessità a mangiarne, non sia cioè spinto da desiderio o da intenzione di trasgredire, non sarà alcun peccato per lui, poiché Allah è indulgente e compassionevole. Mentre invece, leggiamo la Bibbia, cosa dice? La Bibbia è molto più dura, più specifica e francamente, diciamo la verità, anche un po' comica. Dice la Bibbia, Torah, Vecchio Testamento, Levitico, questi sono gli animali che potete mangiare fra tutti quelli che sono sulla terra. Ogni animale che ha il piede, bisogna pigliare appunti qua, ogni animale che ha il piede forcuto, l'unghia spaccata e rumina, potete mangiarlo. Ma fra quelli che, pur avendo il piede forcuto o ruminano, non mangerete i seguenti: il cammello, che seppur rumina, non ha però l'unghia spaccata, sia per voi immondo; la lepre, che pur dando l'impressione di ruminare, non ha però l'unghia fessa, sia per voi immonda. Così il porco, che pur avendo l'unghia fessa, tuttavia non rumina, sia per voi immondo. Ecco, che questo va capito. Ci saranno delle ragioni. Ma invece, pensa un po', è solo con il Vangelo che arriva la saggezza e anche una speranza. Il Vangelo secondo Marco dice così: nulla è per se stesso impuro, nulla di ciò che penetra nell'uomo dal di fuori lo può rendere impuro, perché dal di dentro, dal cuore degli uomini, escono i disegni perversi. Questo dice il Vangelo. Il problema dunque siamo noi, il male e il bene dipendono da noi, non dall'ingestione delle ciccia degli animali con le unghie divise in due, se ruminanti o ruminanti ma senza unghie o con le unghie fesse ma non ruminano. La vera unica purità e sozzura è interna all'uomo, un concetto di una modernità abbastanza chiara, che però fa a botte con Feuerbach, che dice invece che l'uomo è ciò che mangia. Qui è un prenderci, come si fa? E c'è quel vecchietto che mi ha inciso, lui ha inciso una preghiera. Per non sapere, come dice un proverbio, per non sapere na lasere na scriver, lui ha inventato questa preghiera e me l'ha incisa, un vecchio, che forse l'ha ripresa da, anche quella da una tradizione, di un fatto è vero, chi lo sa. È una preghiera, dice, oh, cioè, ti dico questa preghiera agnostica, la chiamava lui. E la dice che c'è. E mi signor, sei sì, fa sì che la mia anima salò, la vega in paradiso, suie. Cioè uno mette le mani avanti, no? E così il dibattito continua e durante una cena ufficiale un vescovo cattolico
e un rabbino sono seduti uno accanto all'altro. Viene servito il prosciutto cotto, caldo, con degli spinaci, e il rabbino rifiuta di mangiarne. «Ma come?» chiede il vescovo con un sorriso malizioso. «Non assaggia questo squisito maiale, signor rabbino?» «Ma, monsignore», risponde il rabbino, «non posso mangiare maiale perché la mia religione me lo vieta». «Ah, grande peccato, signor rabbino, lei non sa che cosa perde». E alla fine della cena ci sono i soliti convenevoli, dice il rabbino al vescovo nel salutarlo: «Monsignore, la prego di porgere i miei rispettosi saluti a sua moglie». «Signor rabbino, ma io non sono sposato», dice sorpreso il vescovo. «Non ho moglie, la mia religione me lo vieta». «Ah, che peccato, monsignore, lei non sa che cosa perde». Come dicevamo, tutto il bocca e gli apparati, ma a maniere differenti e anche quindi gli usi, i costumi e i linguaggi della gente. Qui si tratta anche l'amore, poi va a finire dentro questo, tra linguaggio e cibi. L'amore c'entra, ma l'amore senza vino è come la piadina romagnola senza il prosciutto, inscindibili. Allora parliamo dell'amore. Bianca, c'è una bocca bianca che parla attraverso De Pero. Di cristallo, trasparenza di agata e pallore femminile, riflessi lacustri e tepore di sabbie e di schiume cangianti, le labbra del tuo orlo seducono la volontà virile di tenerle scostate, e la volontà viene a mancare ai tuoi bordi, alla tua bocca di vetro. Abbandono il mio animo galleggiante, la mia passione con dolci pensieri di gioventù beata. Ah, dolcezza soave di uva spremuta che nasce sulle amate colline. Ecco il paesaggio spirituale che emana il semplice calice di vino bianco e che mi guarda con il suo occhio nudo, dolce, perfido, di lago lillipuziano, nel quale conficco la lingua alla pesca di quei pesciolini aguzzi di luce che guizzano felici. Insomma, De Pero aveva una lingua longa, però... Ode al vino. Vino di Pablo Neruda. Vino, color del giorno, vino, color della notte, vino con piedi di porpora e sangue di topazio, vino stellato, figlio della terra, vino liscio come una spada d'oro, morbido come un disordinato velluto,
Il vino muove la primavera, cresce come una pianta di allegria, cadono muri, rocce, si chiudono gli abissi, nasce il canto. Amore mio, d'improvviso il tuo fianco è la curva colma della coppa, il tuo petto è il grappolo, la luce dell'alcol la tua chioma, le uve i tuoi capezzoli, il tuo ombelico sigillo puro impresso sul ventre di anfora, e il tuo amore la cascata di vino inestinguibile, la chiarità che cade sui miei sensi, lo splendore terrestre della vita. Osce Neruda però, l'aveva Buparec, ecco, già ne c'è. Non disdegnava di bere, insomma, dai. Era un forte bevitore. Attenzione però, perché passata la sbornia, e passato forse anche l'amore, resta la delusione e il rimpianto. Questa poesia è di Raffaello Baldini. La Renata, quella sera, quattro bali attaccati, senza dire niente. E poi allo ciapa per una la menuda tri piani, come una burdella, in fene di viol. A stasera sempre set, ma allo cerchi in tebur, a ni credeva. Allo cintura tutta, oscia, che la bocca, che l'odor, la camicetta stunede, sciotta, senza niente, era lì. Ma attormeva. Le nude so piani, dolce, cui io ciacerei. E pu la menga dopo la sciamaridede. Bella, anche questa di Raffaello Baldini. La torna, dignete, sol per su me, ma la sta poc, du, tri, de, l'andà mai fuori. Ma pu, insomma, è ca. Allora incontrata per ches, la farmacia. Mo, quant'è che non degne. La mia persa più snina. Tei cavalcourt? Clè aveva long, in tal spal. Lascere un po' oggi. Beh, tatarcourt, dimmi caval. Vinicio, lui aveva fatto una passion, e lì niente, con chioc verde maiosal. Lui era una candedri, lei le guarnieri, e la menga l'amneva da Cisane a balere un biol con una Giulietta Sprint. Ma era troppo bella, ammarisgheva. Dopo la compagnia di Fanacà, l'ha aperta e ho detto, ah, cos'è che rappaghe allora per no portare un cielo? La ridù. A soldà fra e trentenne. E pu... Deportò con te per la classera la maguardè. T'han piesite, quanti not che t'ho sognè. Bella buieta, però, Beviamo, amici miei, beviamo, il tempo fugge via, godiamo della vita quanto per noi si può. Questo era Molière. Il figlio di Zeus diede agli uomini il vino per allegrarsi e per dimenticare i dolori, Alceo, lirico greco. Tristezza, nostalgia, delusione d'amore si beve per dimenticare. Sempre quell'anonimo internazionale un po' spacca, ma rompe, però. Emigrante di Thomas Bernhard. Emigrato 11 anni fa a Parma e ritornato 2 anni fa nella sua Rimini, il mio ex compagno di scuola è emigrato di nuovo a Parma 6 mesi fa, pur sapendo che tornerà un'altra volta a Rimini e che continuerà ad emigrare a Parma e poi ritornare a Rimini fino a quando non avrà trovato pace o a Parma o a Rimini. Già suo padre,
Un garzone di fornaio che è andato a scuola con mio padre in vita sua era emigrato almeno 20 volte da Rimini a Parma ed era poi tornato ogni volta da Parma a Rimini prima di trovare finalmente pace a Parma, dove nella vecchia bottega di Fabbro, che era stata il suo ultimo alloggio, si è impiccato un gancio di ferro per nostalgia di Rimini. Calice di vino, nasca il diletto, muoia il dolor, Macbeth. Il vino sa rivestire la più sordida stamberga di un lusso miracoloso, come un sole che tramonta in un cielo nuvoloso. Charles Baudelaire, amnac Charles Baudelaire, lo intendeva, eh? Il vino raggiunge la bocca e l'amore raggiunge gli occhi. Questa è la sola verità che ci è dato conoscere prima di invecchiare e morire. Sollevo il bicchiere alle labbra, ti guardo e sospiro. Questa era di William Butler Yeats. E non vuoi lasciarmi in pace, che pretendi amor da me? Or di Bacco son seguace, non ho più che far con te, Metastasio. Ode alla carie di Anonimo dai denti cariati. Nell'infinito mutare delle cose, nella perpetua nascita e fine, nel gioco delle maree acquista un senso inequivocabile la pulizia dei miei denti. Il sangue sporco schizza dalle gengive marroni, guardo la mia bocca spalancata e vedo la cospirazione di batteri, vedo un impero cariato che si sgretola e tento le mie ultime carte telefonando al dentista. Il fiato mi olezza denso e cattivo e sento vicina la fine di questo governo ormai vecchio, malato e corrotto dai vizi, dalle sigarette, dall'alcol, dal vino. E ricordo quando fummo bellissimi, amore, nel giorno lontano del nostro massimo splendore, quando questa bocca usavamo per baciarci. Un momento. No, bere sì, però, come si diceva appunto, non dipende dalla qualità del vino, dipende dalla quantità. Se si beve per dimenticare, poi si dimentica anche di smettere di bere. Insomma, bere così, le de Quaillon. E qui si apre il capitolo de Quaillon. A differenza è tra un Quaillon e un patacche. Voi sapete, da noi in Romagna si dice uguale, sinonimo, si dice, oh, ci proprio un bel quaion, te ci fa il freghe. Oppure si dice, oh, ci proprio ste un patacca, te ci fa il freghe, sinonimo, uguale. Dal votus disne che, oh, ci proprio ste un patacca d'un quaion, te ci fa il freghe, lì proprio non c'è remissione, diciamo così. Allora, il dibattito è aperto, eh? E c'è Raffaello Baldini che ha scritto per l'appunto la poesia intitolata I quaion. I quaion. E che dopo aver scritto la prima poesia si è reso conto che doveva scrivere un'altra, cioè i Quaillon 1 e dopo i Quaillon 2. Perché dopo aver scritto i Quaillon 1, ognuno di noi si rende conto che, insomma, in do quen Quaillon, bisogna stare all'os, perché alla vse squesi sempre un niente con eter. E dice Raffaello Baldini, ah,
us dis bei quaion, ma lo, lo iscredessere, beh, in assasà che di quaion, non lo sanno, e i smaride i fa di fiul, e i fiul, gli fiul quaion, che io non dico mica il babbo, te ne potevle batu ba, portargli rispetto, però sti fiul, non so, mi snadà, con chi scorso un subabbi, ne vedi, ne set, o è quaion che lo, che l'ora le fatiche, c'ho stra quaion, no, è che c'è delle volte che uno gli scappa di dire mio babbo è un coglione, ma in tutte le sere, nel senso che è buono, che è un galantuomo, che però questo è bel scorso, non è questo, allora i galantuomo si è tutto di puro coglione? No, intendiamoci, eh? Può essere che un coglione sia un galantuomo, può anche essere buono, ma è poi una cash cattive, o è i boi cattivi, non è che strai coglione? No, perché coglione? Coglione, un buon mica di... Oh, le coglione, e poi una candeva sti ben, pur te uccel, no, ecco, perché quaion può essere anche intelligente. E in testa step, quaion, che è un caso eccezionale, ma succede. Ma quaion è una roba, un quaion può essere niacquel, può essere istruito, può essere perfino laureato. Sente che slei ignorante, ah, ciò, un quaion ignorante. Ah, quelli gli sgressi grandi, eh. No, non si ragiona, dai, le come scorre con la muraia. E allora va a finire che te ti incazzi, cioè io dico io, chi sarà anche dico io, però porca puttana, se sei venuto a fare guarda da torre, gli è una massa, il mandalo. Siamo al contorno, la bocca rossa parla. E parla come mangia, che questo è il sottotitolo di l'uomo come eccetera eccetera. Ecco, si dice, no, parla come mangi. Ecco, come si parla? Che lingua usiamo? Perché il dialetto parla esattamente come mangia, il dialetto viene da dentro. Se te dè una botte con un martello in tun dit, non è che ti scappa di dire accidenti che dolore, no. Dici un letter quel viene da dentro, non è che traduci, perché come diceva Raffaello Baldini, diceva in dialetto non si può parlare di Dio ma si può parlare con Dio. Ora non si può parlare di Dio, è facile capirlo, dai, come si fa a parlare di teologia, di filosofia in dialetto romagnol? Ma in tutti i dialetti forse, come si fa a tradurre, non so, una parola idiosincrasia in dialetto, non si può, non esiste proprio il termine, non puoi neanche spiegarlo in dialetto. Però dice Baldini si può parlare con Dio in dialetto, anzi si può parlare molto bene con Dio, dopo si fanno delle chiacchiere strette anche, provate ad andare in un'osteria alla sera come Duki Zucker Kierchi Pert, magari perdo per colpa di quell'altro, no? Put vegno, un esatto da tima, talas bastote, regni che tot da ner, insomma, e puto, put vegno, e lì butta l'uomo. Ho visto io, uno, in te caffè, a Villanova, bene cavallo, che comunque c'era proprio in casè, potena di qua, potena di là, guarda il shop e poi dice, vanzo! Vanzo! Che facciamo i conti? Cioè, proprio lui direttamente, no, mica i santi e le madonne, no, cioè, lui direttamente, per fare due chiacchiere, insomma, insieme. E naturalmente, più ci credi, più è convinto. Porca miseria! L'aveva Chandelier! Allora! Insomma, un po' così. Oppure, con il nostro dialetto, noi ci divertiamo anche a scherzare sopra, a fare autoironia sul nostro dialetto. C'era un altro fatto, è vero, con te e mi babbo. Un altro fatto è vero, è questo del francese Villanova Bene Cavallo. E francese, tu lo so dopo questo. E francese, a Villanova Bene Cavallo, era un francese negli anni 40, che, 40 fine 40, primi 50, che passa da Villanova di Bene Cavallo. E a Villanova di Bene Cavallo c'era il cinema, tutti i piccoli paesini, anche piccoli paesini con 500 abitanti avevano il cinema. Allora c'è il cinema di Villanova e davanti a ogni cinema di questi piccoli paesi c'era sempre la signora o il signor con il carità che vendeva lupini al mistucan, insomma quelle robe da piluccare al cinema, no? Carable, insomma quelle cose, alienum, sis americain, ecco. Allora arriva ste francese a Villanova
Cush che faceva un francese dei primi anni 50, Villeneuve, Benacaval, non è dato a sapersi, non si è mai saputo. Non è fatto, è vero, però, è vero. Allora, questo francese qui non sapeva una parola di italiano e men che meno di dialetto, e tac, guardè, fa scien con un dit. La donna, chavut! Chavut di lupini! Allora dildo, no? Allora gli dà un scartosso di lupini. E poi chavut! No, guarda, dottore, guarda, c'erano delle noci, al cockle, noi li chiamano al cockle, non c'è niente a che fare con le coccole, al cockle, di noce, al nose, insomma, no? E fa segno con quelli, ma chavut dal cockle! Scusez-moi, dice il francese, comment s'appelle, se sì? E lì la fa, cosce? No, agli accoccoli, agli un spela mica questi, agli un spela, questi al shamak. E il francese dice, pardonnez-moi, comment, cosce con le mani, no con le mani, ma là, vuoi martello qua, gli duri, ma li metti con le mani, vuoi martello, ci dà una botta in show. E il francese, e guarda sta donna, poi dice, je ne compris pas. E lì dice, cosce ter l'incomper, basta l'incomper, mamma di infresse che non capì. Cioè, così per scherzarci sopra, diciamo così. No? Allora abbiamo, qua c'è già una piccola differenza tra patac e quaion, perché quaion vuol dire quaion. Patac vuol dire quaion, è sinonimo, diciamo così. Però vuol dire anche due o tre cose diverse. Patac è sinonimo un po' di sborò, si dice così. Poi c'è un altro significato ancora di patac, so, se andate al mare in spiaggia di questi tempi, si va in spiaggia, sei lì con uno e vedi passare una gnocchi in bikini con e la tua da fare. Oh, c'è patacca, burdella. Lì patacca ha proprio un altro significato, non c'entra niente, però è un altro mondo, diciamo così. E allora, qui prendiamo invece in considerazione ste patacche che qua, che oltre a essere un quaion, e le leggo un patacca qui che fa il sburon, e le Fabroni Fernando, di Villanova di Bagnacavallo, detto Nando e Pagnoc, di anni 47. L'ho un quaion, l'ho invece le un patacca, lui ha la stoffa. La le physique du roll ha un macchinone Spider 3000 decapotabile con le tendine frangette sui finestrini. Lui è pieno di donne, lui le donne le strapassa, tutte si innamorano passamente di lui. Lui ha un medaglione appeso al collo che si perde nel pelo del petto, un tira so proprio nella testa. Lui beve solo Bourchon e Bourchon, il vino rosso di Bagnacavallo. Ecco, lui tiene l'alcol come nessun altro. Dopo due bottiglie di Bourchon superiore, lui non fa una pieghe, mentre le donne sono già stese nel sofà alla sua mercé. Il suo motto è «E Bourchon, ul beu solis bourron». Ecco. Ma ecco che, aspetta un attimo, che prima di parlare, di fare parlare Nando, che parla come mangia, detto Epagnoc, sentiamo invece la bocca raffinata e futurista di De Pero. Ecco, lui descrive, è la bocca rossa che parla. ...15 gradi. Neger. Una nana neger e una rossa, le viole e Bourchon. Parla De Pero. Io desidero vino spesso, rotondo, pieno, un vino che mi dice tutto, niente dolce, sodo, maturo e virile, quadrato di corpo, quasi fosco nel cipiglio, profondo nello sguardo, quando macchia la tovaglia,
deve essere nero, nella gola deve scendere. Come un cibo, come una fetta di carne liquida. Il suo profumo, poco espansivo ma intenso, un vino dal pugno sicuro, dal grado alto, dalla voce taciturna, taciturna. Appena bevuto deve trasformare il suo rosso in sangue solare, le sue vene irradiare luce fosforescente, dando un senso di beatitudine, le sue mani calde con la febbre dell'amore, dell'amore, dell'amore. Sangue. Questo era il raffinato futurista Fortunato De Pero. Ma Fabbroni Fernando, detto Nando e Pagnoc, ad Villanova de Bagnacaval, lui che parla come mangia, Fortunato De Pero lo traduce così. A voi Devan Eger, Bourson, un vin con 10 di quel, guai che sei dolce, a voi dur, perché non la va sempre dur, perché sprofi sulla tavola, in sulla tavola, la diventa neger, neger, come carbon, non va più a niente la vela. In la bocca andando sopra la gola come un tocco che ne vive, un odore forte, quench great, come a menum quench great, da scorrere mossa sa voce, da fa scorrere la tete da scorrere. Appena te ne bu, ut fa shengu, ut fa shengu, ut fa sciobita la testa, ma note, più è lì, a lì è che te. E lì dopo du bicchieri l'anche poi spionit dalle stese e allora oh, ah, ah, dai e dai e dai e dai e dai osce Bouchon. E a qua usterebbe a mangiare la piadina con una bella cotta. Oh, guarda Zed che conosce ancora Bella Cot. Allora ti incontri giorni, cos'è dice Bella Cot? Ah, madonna. Cos'è la Bella Cot? Allora, burdel. Il Bella Cotto, tradotto sarebbe il Bella Cotto, cioè Belle Cotto, ecco. È altro che zampone, cotecchini, il Bella Cotto le mai. È meglio. Hai letto il giornale? Dice, c'è Antonio Frizzi, un tale ferrarese del Settecento che ha fatto una ode al cotechino e fa un parangone tra il cotechino di Ferrara e il zampone di Modena e dice che c'è una rima, dice con nostro cotechin come fratello di Modena il zampetto al par cammina. Dice che il cotechino di Ferrara è il fratello del zampone di Modena. Vabbè, ma se gli piace a loro... No, però qui c'è un problema, eh? C'è un problemino. Che il giornale dice, lo leggo sul giornale, eh? Dice, dal 1991 Castelnuovo Rangone, paese in provincia di Modena, detiene il record iscritto nel Guinness dei primati del zampone più grande del mondo. È un zampone del peso di 942 kg. Cos'è?
9 quintele mais, un sampo, una... No, ma io mi dobbi. Apposce? Perché dice la ricetta del zampone, lo dice così. Lo zampone viene prodotto con un impasto di carne suine, avvolto dall'involucro formato dalla zampa di un maiale. La zampa di un maiale. Esso va fatto cuocere a fuoco lentissimo. Occorrono 3 ore per uno zampone di 1 chilo. Un po' più di 4 ore per uno zampone di 2 chili e così via. Allora, no, io avrei, per carità, una qualche domandina. Se per 1 chilo di zampone ci vogliono 3 ore e per 2 chili 4 ore, cioè, ma quanto vuole per cuocere un zampone a 9 quintale mese? Ah, non so, si può fare? No, inoltre, oimo, cutella long un zampone, una gamba di un porco, cutella long, dai pu. Dove l'avete levato un maiale con una gamba così lunga? E soprattutto, dove viene cotta sta gamba long? In dove la c'aveva un foren come al fasifte foren? No, qui c'è qualcuno che sta bleffando, eh? Ragazzi, fidatevi, è meglio non fidarsi, è meglio il Bellacot di Ravenna. No, il nostro Bellacot non è uno zampone, non è neanche un cotechino. Il Bellacot vuol dire belle cotto in dialetto ed è proprio un'altra roba di una qualità e bontà molto migliore del cotechino e del zampone, perché si fa a russi e a Bagnacavallo, e mi paese, nel Ravennate. Volete mettere il fascino del Ravennate? Oh, affascinante terra in cui trovò ricovero e morte il sommo poeta Dante Alighieri, gran mangiatore di Bellacot, cantato nella Divina Commedia, sì sicuro, in endecasillabo, che dice così: ben fa Bagnacaval con marescotto che mangia mane sere il Bellacotto. Sì, non ci credete? No, lo dice nel canto del paradiso, ecco. No, che più che al cotechino esso si avvicina alla salsiccia amata, si chiama la sussata amata, no? Sapore tosto, dice così, sapore tosto, aspro e dolce nel contempo come la Romagna e i romagnoli. Assa dolci e aspri, dice, boh. Altro che le miglie, no, il Bellacot ci mangia con la piadina romagnola, col sottofondo di un valzer e una mazurca di Casadei. A Modena dicono che hanno il record del zampone più grande, si inventano un maiale con una zampa di 942 kg. Questo maiale non esiste, è una truffa da Guinness dei primati. Noi potremmo fare un record vero, il record di lunghezza. Perché il Bellacot si fa con la budella e quindi in teoria potrebbe essere lungo per tutta la lunghezza della budella del maiale, vera lunghezza. Se te la metti pres long, te vuoi, potremmo agevolmente battere ogni record perché la budella del maiale. Prendiamo la grande Troia Mora romagnola. Una Troia Mora romagnola è una Troia, uno scrofone che arriva fino a 3 quintali e mezzo. Ha delle budelle lunghe più di 100 chilometri, che da Ravenna arriviamo fino a Modena, a Castelnuovo Rangone, e con una bella cosa leghiamo il vostro zampone e la statua in piazza. Tomo è. Tomo, voilà. No, ma noi questo record noi non ci interessa, no, noi vogliamo un altro record, quello dell'eleganza, eh? Il Bellacot è diverso, voi scegliete la quantità, noi scegliamo la qualità, voi scegliete il grande, noi invece perfezioniamo il piccolo, siamo di raffinate, degli artisti noi, perché noi romagnoli, con voi emiliani, ma poi parliamo dell'Emilia, non esiste neanche l'Emilia non esiste, ecco, esiste la Romagna. Esiste la Romagna e poi dopo c'è la Lombardia. Sì? No, non ti penso, gnagni. No, lo dicevano loro, lo dicono loro. Un sapu di modenese qua. Lo dicono loro. Voi emiliani, qualche anno fa, mica te, del 600, era lunga la storia, dice il Tassoni, oh, Totti conosce il Tassoni, famoso, è illustre cittadino di Modena, quello che ha fatto la secchia rapita, vabbè. Lui dice, in questa bella poesia, dice... Modana, Modana vuol dire Modena, Modana
è una città di Lombardia. Oh, dillo. Modena è una città di Lombardia che nel Pantan mezza sepolta siede. Ove si suol smerdar da capo a piede chi si imbatte a passare per quella via. Portici affumicati, strade strette, storte, piene di buche e di letame, un'aria sempre torbida ed infame, femmine lorde e di contagio infette. Orca miseria! Ma come si chiama sei? Associa Burdel, no, lo dicono loro, mica io. No, loro, cari Emiliani, il vostro illustre concittadino Tasson vi mette in Lombardia? Lo dice lui. Modena, dice, è una città di Lombardia. E allora, dopo la Romagna è tutta Lombardia. E vai con la musica romagnola, però, che la vera musica è quella romagnola. Va là. L'unica Emilia è la Romagna. Romagna basta. La Romagna è la vera Emilia. Il zampone non esiste. Il bella cotta è il vero cotechino. Il vero maiale è quello romagnolo. La troia mora romagnola. E la vera piedina romagnola è quella che faceva la mia mamma. La piedina migliore del mondo. E i veri cappelletti sono quelli della mia mamma, con i batut furmai, altro che i tortellini di Bologna, che ha la chierna in dente, ma là, e i passatelli, oh, i passatelli sono solo romagnoli, e quelli che faceva la mia mamma erano i migliori del mondo. Sì, e chi non dice in val e non ne conosce il significato non è romagnolo. E anche chi non dice ciò non è romagnolo. E il dialetto romagnolo è il vero dialetto del mondo. E io sono per il referendum. Sono per il referendum. Io sono per l'autodeterminazione dei popoli. Per la libertà. La libertà di decidere da noi stessi il nostro destino. Noi romagnoli, per esempio, cosa abbiamo da spartire con gli emiliani? Si dice che siamo cugini. No, siamo cugini, dirò di più, siamo fratelli, siamo tutti fratelli al mondo, ma non per questo vogliamo fare una regione con Ruanda, per esempio. Allora perché Emilia trattino Romagna? Perché non solo Romagna? Romagnoli, uniamoci per la regione nostra, la Romagna, la nostra Romagna. Io sono per dire sì al referendum per l'autonomia della Romagna. Siamo noi che decidiamo qual è la vera Romagna. La vera Romagna va da Imola, Faenza, Furla, Cesena, Rimini, Ravenna, Lugo, Bagnacavallo. Ho detto Imola? No, Imola, aspetta, Imola. No, Imola. No, loro sono sotto Bologna, sono già sotto Bologna loro. Dai, sono anni che sono sotto Bologna, siamo lì là. Va là. No, siamo noi a decidere, siamo noi che decidiamo con referendum qual è la vera Romagna. La vera Romagna, via Imola, la vera Romagna parte da Faenza, Furla, Cesena, Ramin, Ravenna, Bagnacavallo, Lugo. Da Creta aperta. Ramin, Dauphinès, la cattolica? Cattolica, è qua o è là? Non lo so, perché per cattolica, ma anche Rimini, però anche Rimini, ascolta. Rimini, allora Zadat Prem, sai, fa la pia che sono marchigiani, la pietra non è romagnola, è marchigiana, dai, va là. E poi il cornic romagnol, come scorre qui Dremmi? Le più fatiche che capì qui Dremmi che qui di Bologna? Loro per dire oggi nevica, non già in cu e neve, non è che qua gli lascia in cu e neve, anche a Modena, non è che a Bologna, ma loro dicono in cu e neve, scappes, dai. Invece se te vai a Sant'Arcangelo, a Rimini, per di in cu e neve, loro dicono, oi, osu bof, e vuol dire in cu e neve. No, io in scuola non è mica romagnolo, voilà. Sono marchigiano, allora facciamo così. Siamo noi che dobbiamo decidere? Siamo noi che col referendum decidiamo qual è la vera Romagna. La vera Romagna va da Faenza, Forlì, Cesena, Ravenna, Lugo, Bagnacavallo. E poi, lascia perdere, Rimini. Torniamo su Rimini, che loro Rimini pure. Loro... Dice, cosa, noi dobbiamo stare sotto Forlì, perché una volta c'erano due province, Furlè e Ravenna.
Quella era la Romagna, è chiaro, no? Lo scorso quid furla, quid rami, c'è un marchigiano già. Il discorso mai ad ste con quid furla, no, no. Ma vuoi fare la Provenza per Cotbì? Faccio la mia provincia? E loro tira, tira, tira. Si vergognavano di essere sotto Forlì. Si vergognavano di essere romagnoli, ma loro vanno con i marchigiani, va là, sta buona, va là. Tira, 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 ce l'hanno fatta voi, ce l'hanno fatta a staccarsi dalla Romagna. Allora facciamo via, via Rimini, aveva detto, Cesena, poi da Cesena, Ravenna, Ravenna, Lugo, Bagnacaval. Sono forse, perché anche Cesena, Cisoine, hanno Cisoine, perché loro dice, cosa, cosa? Cioè, Rimini ce l'ha fatta a fare la provincia da soli? E ma no? Se so, è serva Zofoli, ma... No, no, ma vuoi fare la provincia da solo anch'io? E allora la calò con Furlè, no? Tira, 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 non ce l'hanno fatta loro. A forse tira c'è rimasto il trattino, no? Si chiama provincia di Forlì-Cesena, con un trattino in mezzo. Non era mai proprio che era Furlè. Anche loro si vergognavano di stare sotto Forlì. Allora chi è che fa? Fanno la Romagna con qui tremi, va là. Siamo per il referendum? Siamo noi che dobbiamo decidere col referendum qual è la vera Romagna? Allora, la vera Romagna la decidiamo noi col referendum, che va da Faenza, Furlè, Ravenna, Lugo, Bagnacavallo. Sono forse che quelli di Forlì, no, perché l'ho detto prima, no, la Romagna aveva due province, Ravenna e Furlè, va bene. Però qui Furlè me ne so, qui Furlè, perché adesso, una volta c'era la targa, Fo, si capiva subito, ma cioè, Fo, poi dopo, quando dite zigre per la strada Ravenna, per Ravenna, quando vedevo una targa Forlì, la Zati smette subito un momento in marone, aspetta un attimo, che qui è botto la frassa destra e va a sinistra, perché quei Furlè, loro non sanno fare guidare, non sanno fare guidare la macchina. Non so perché. Adesso la targa non c'è più. C'è un'altra targa, non si capisce subito se uno di Forlì. Ma le mette preme, lo capisce ancora preme. Se c'è un sample per Ravenna a guide, dice poco da sbagliare. Se non è una donna, le ho Furlè. Allora non si sbaglia, va là, sta buona. Là. Allora è meglio da stare con qui Furlè, chi va con la fiumina, la calova, là, chi... Facciamo così, la vera Romagna è la bassa Romagna. La bassa Romagna, la pianura romagnola. E che l'altra Romagna, chi fa una Romagna per conto loro, quelli della montagna, già cioè, no? Io vado con la fiumina. Allora, la vera, diciamo no, lo diciamo con referendum qual è la vera Romagna, lo decidiamo noi. La vera Romagna, allora la va da Faenza, Ravenna e Bagnacavale, lui. Sono forse che Faenza, per carità, Faenza sotto Ravenna, cioè abbiamo detto prima, nella provincia di Ravenna proprio, Faenza. Però, dai, diciamoci la verità, la differenza è tra Faenza e Furlè. Gli ha lasciato la montagna calò. Se si deve fare una Romagna montanare, chi venga sotto a Furlè calò? Perché Faenza, per carità, ma su che noi, per dire in Romagna, per dire bambino, che so, a Bologna dicono cinno, nel Veneto dicono boccia, che nomi strani, no? Noi diciamo, i romani diciamo, a Furlè che dicono loro, in tutta la Romagna si dice burdel, oi burdel, vieni qua. Oppure a Ravenna, addirittura proprio a Ravenna, che è la vera Romagna, si dice tabac, oi tabac, vieni qua, tabacchetti, piccolo tabacchetto, no? E invece ciò a coso, a Faenza, non si dice na burdel e na tabac. Sapete come si dice a Faenza? Loro per dire bambino dicono bastard, bastard, no, c'è serie, cioè, se state a Villanova a Bagnacavallo di bastard o qualche donna, poi la fase, cioè. No, bastard, poi dice, cioè, bastard, c'eri te e bastardei, tu fiul. Infatti, ai bambini li chiamano bastardini, ai bastardei, non è qua. Cosa? E ma a modo di mettere con di bastard, no, io con i bastardi non ci voglio stare. Siamo noi a decidere qual è la vera Romagna? E poi lo diceva anche Dante Alighieri, il grande poeta di Ravenna, lui diceva, Faenza, che il Lamone bagna, gente più ignorante di Romagna, allora, beh, se modo mette con degli ignoranti, ignoranti bastardi, ma ne vuoi te? La vera Romagna, decidiamo noi con referendum qual è la vera Romagna, solo la bassa Romagna, che è Ravenna, Lug, Bagnacaval, e... Se un fosse che... Che Ravenna, cosa vuoi Ravenna?
gli Stadler Potter a Calore, siccome sono stati la capitale dell'impero romano, l'ultima capitale proprio caduta, le guarda la capitale a Ravenna e l'impero romano non si è stato. No, sarà per una ragione. Allora, la sosta, e da lì in poi, da quella data lì in poi, insomma, i ravennati e quel ghignus, sono ghignosi. È proverbiale in Romagna, le ghignos come od Ravenna. Oppure si dice le ghignos come i pisgot, è uguale, insomma. Perché qui da Ravenna, loro per dire qui, così, lì, loro dicono i c'è, i que, i le, che invece si dice a c'è, a que, a le, come qui di Villanova, di Bagnacaval, che è il mio paese. No, ma qui da Ravenna, siccome dobbiamo decidere noi col referendum qual è la vera Romagna, allora, ma qui da Ravenna chi fa una Romagna per coccio? La vera Romagna è solo Lug, Bagnacaval e Villanova e Bagnacaval e... Che miseria. Su un fosche... Che non è Bagnacaval... Io ho detto prima, sono di Bagnacavallo, ma sono del comune di Bagnacavallo. Però me so Villanova di Bagnacavallo, Villanova di Bagnacavallo. Che no, con Bagnacavallo, non c'entriamo mica niente noi con Bagnacavallo. No, Bagnacavallo, se te vuoi, uscirà come a me, non si 7 chilometri. No. Eppure che noi scontiamo i termoti. Oh, scorto loro per dire 70, 80, 90, scorto come qui Duco, come qui Fassi, gli dice 70, 80, 90. E invece gli dice 70, 80, 90. Come qui Villanova, Bagnacavallo, no? Che è il mio paese. No, ma siccome dobbiamo decidere noi col referendum qual è la vera Romagna è solo Villanova, Bagnacavallo, che è il mio paese. Tomo è. Se un fosse che Villanova, per chi l'ha mai vista, Villanova è un paese lungo il fiume Lamone, tutto sbiciuleto, no? E lungo, proprio un paese long dei chilometri, e in te mezzo la piazza, nel mezzo del paese c'è proprio la piazza. E la strada che viene di qua, si chiama, che va in su, si chiama in so, o via in italiano, le scrive di Cumò proprio, via superiore. Invece dalla piazza in là, usciamo in so, la va verso il mare, che si chiama via inferiore. Ma sono ed in via superiore e qui dalla piazza in là che pure un saragno colpa su, però loro sono inferiori. Allora me, scusa, siccome devo scegliere a modo da mettere con gli inferiori me? No, io con gli inferiori non ci voglio stare. Allora me, qui Villanova inferiori ai manderà con qui Ravenna. Tomo bene. La vera Romagna, siamo noi a decidere col referendum. Col referendum decidiamo che la vera Romagna è solo Villanova superiore, che è un borghetto in quella mia famiglia, un borghetto che siamo 30-40 famiglie. A Sorana Rastel, chi che fure le fure, chi che date le date. Tomo è. Su un fosse. Che ho una vesetta un vicino di casa che tu vengono un colpo, no? Là un cagnas che baia tutta notte, che tu vengono un colpo in una maniera a dormire, una qualche volta a toi so la sciopa e dai una ciutè, allora è il suo patron. Te da ste, a vesetta che a me, a robbi marrone me, ma a ste vi l'ho inferiore da te, e tu de casa, va là, capito? Insomma, la vera Romagna decidiamo noi, decido io qual è la vera Romagna. La vera Romagna è solo la mia famiglia, e poi basta. A Sar e Carzal, e poi chi che fuori le fuori, chi che date le detter. Se un fosse per l'imbassella di mio fratello, Oh, le ignorate che cosa proprio, E ora tutte e due da breve, e mia mamma sta sempre parlò. La piotta quarantena non sei ancora marito, ma marito, marito tutta una disgrazia di vasta, io non ho inferiore da te. Te stai a camminare, robbi, marrone a me? Guarda che decidiamo noi, decido io qual è la vera Romagna. La vera Romagna ha solo me da per me. Che me da per me, io non litigo mai con nessuno quando sono io da solo. Se un fosse che mi capita di avere delle opinioni che non condivido. Non c'è neanche...
Accepto le proprie da qua e oggi, Alex. Oggi è una che Raffaello Baldini, perché dopo la qua e uno ci sarebbe qua e due, no? E dice così, dopo no, fam capì, i qua e un tate i vichi sbaglia. Tre avras de una me, ma ti la buona stre, ma si conchia di qua e in stata sentisse, no? In sarà qua e solo che secondo me che sbaglierò, però da quello che vedo, lo in stata scintì, perché la buona strada, ogni apparecchio che l'asa trova. E pit baioc, palazzi, macchine, tot quent, che noi, ma e te, agli tutti rob che non ne va, e neanche le vogliamo. Però lo gli ha, isli te. Ecco, loro danno valore delle cose che non ce l'hanno, seguono le mode, se no sarà qua io. Che noi, se va su no, i su baioc, so che ne va, andava un fric, che me, secondo me che sbaglierò, ma dal vuoto un modo pensare, cioè, non sarà che i qua io sono, ma è te. Allora, sempre a proposito di qua io, cioè sarebbe quest'altro fatto è vero, come poteva, un altro fatto è vero è questo, ma fatto è vero che me l'ha raccontato il mio amico presente, quindi testimone, che è vero. Allora c'è la commissione d'esame, c'è il commissario che interroga un operaio che deve essere assunto dal comune per le fogne, i tubi, quella roba lì, per vedere se ha un minimo di attitudine, per carità, se è sveglio. E dice, allora, mi dica lei, dunque, vediamo, lei va in bagno, dopo aver mangiato tutta questa buona roba, prosciutto, eccetera. Insomma, lei si scarica alla fine, no? Va in bagno e alla fine tira l'acqua. Ecco, quella roba lì, dove va a finire? Pareri dice, cosa? Ma che roba? Insomma, lei va in bagno, quando tira l'acqua, cosa succede? La merda? Vabbè, insomma, ecco, facciamo così. Lei tira, che succede? Dove va? Ah, lava giù nel tubo, dice, ah, già capì, una volta che è andata giù, dove va? Ah, va, dove va? Va giù in un tubo più grosso che la contiene. Ah, ho capito, facciamo che è andato giù anche quello più grosso e la va in cielo in fondo, insomma, alla fine, dove va la finista roba? La merda, sempre quella roba lì, insomma, dove finisce? Ah, dopo che è arrivata giù, va in un altro tubo più grande, per così, che attraversa tutta la città. Allora, senta, una volta che è andata fino in fondo, che ha attraversato, insomma, lei questa merda, dove la manderebbe? Insomma, dice, la manderà verso Furlè. Le rodra vene, cioè, no. Per dire, finto campanilismo. C'è un'altra definizione di coglione, che è stata una definizione formidabile ed esaustiva. Chi non vota per me è un coglione. A Marco Piocchi che le ha detto? Allora, adesso, solo che c'è un'altra, bisogna stare all'occhio, perché c'è Mannheim, il presidente Mannheim è un scienziato, no? Quindi altamente scientifica la sua definizione, è sua, tra virgolette. I coglioni avranno sempre la maggioranza, poiché è statistico, sono sempre il doppio delle teste di cazzo. Udislo Mannheimer. Allora, che dire, vai con liscio e buonanotte e arriviamo al brindisi finale. Due ore che arrivano, che sono mezzi in barriere. Allora, quanta bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, del domani non c'è certezza. Oggi sian giovani e vecchi, lieti ognun, femmine e maschi. Ogni tristo pensier caschi, facciam festa tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Lorenzo il Magnifico. Ah, l'ultima bocca spumeggiante parla. Parla e fa baracca!
Baracca! Sono scappato stavolta. Ah, io desidero, qui è Depero che parla, desidero un vino sfumante in décolleté d'argento saltante che appena sturato inizi il suo canto squillante come un colpo di pistola, pam! Con uno scoppio verticale secco diretto al soffitto, pam pam! Superbo come il fischio di una vaporiera, piu! Con in testa un alto ciuffo di schiuma da parata, un vino corazziere, certo, ma un vino spumeggiante di risate, di gioia notturna, trasparenza e scolatura, riflessi di alabastro, mani di cera inanellate, e Parigi, Sanremo, Monte Carlo, roulette, occhi di lampadine, dollari, girandole di fuochi d'artificio, brindisi, decorazioni, vittorie, battesimi, cerimonie, pam, pampare, pam, 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 bottiglie prese per il collo e uccise, uccise contro il muso tagliente delle prue. Musica, musica a bordo del Titanic, musica che cantiamo, siamo nel Titanic, fischi di sirene, jazz, jazz del cabaret, gioia sturata, fontana, iridescente, felicità, champagne, champagne! Grazie. Massimo Piani. Pino De Fazio. Pino. Grazie. Grazie a voi. Ora, allora, a mo' di bis, tagliamo corti alla svelta, perché sennò qui devo uscire, entrare, no? Faccio corti che siete fuori tre volte, voi avete... Allora facciamo subito i bis e buonanotte. A mo' di bis, io devo citare, ho già citato quella cosa di Inval, tipico romagnolo, e di Ciò. Questa di Ciò, però, ha bisogno di una spiegazione. Si dice Ciò... in Romagna, e si dice anche un po' nel ferrarese, cioè c'è stata un'apertura, un'ernia che hanno preso su dalla Romagna qualcosa. Allora io sono, mi porto dietro questo ciò e sono a Roma spesso, no? E c'è un mio amico romano che mi dice, ma che vuol dire sto ciò, 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 che vuol dire? Allora, lì è difficile rispondere, perché provate voi a chiedere a un romagnolo, vostro amico, domani magari, chiedete a un romagnolo, ascolta, se vuol dire ciò? La risposta del romagnolo è esauriente ed esaustiva. Non è che si spreca molto in spiegazioni. Risponde automaticamente così. Oi ciò. E voi capite perfettamente. Allora io gli dico, guarda, ciò è una sillaba onomatopeica che significa che si mette per sottolineare, enfatizzare qualsiasi cosa e il suo contrario. E dice, ma com'è possibile? Sì, perché può essere, non so, una minaccia, per esempio. Ciò, a deco un po' in tafase. E l'altro può rispondere, ciò, non so mica ste me. Va bene dappertutto, basta, tu lo metti e esalti quello che vuoi dire. Ah, dice, risponde lui, dice, più o meno come cazzo. Dice, beh, come? Sì, perché ormai l'intercalare nazionale, lo si dice anche in prima serata Rai 1, perché tutti rispondono, che cazzo fai? Ma sono cazzi miei, che cazzo vuoi? Oh, dove cazzo vai? Mo, vado a cazzeggiare, insomma, tutti cazzi, tutti cazzi in bocca dappertutto, ma non è che uno dice, ah, hai detto quella parola, aspetta un attimo, ah, vuol dire, no, nessuno lo pensa, lo si sa, no? Si dice senza sapere, senza pensare al referente, è vero. Ah, così dice, e siccome io sono abito a Bologna da un po' di tempo, mi porto dietro anche un altro, chiamiamolo intercalare, che è quello che dicono a Bologna, sapete, no? Dico, a Bologna dicono ad ogni piasso spinto, socce. Allora gli dico, sa, socce. E dice, anche questo socce, 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 che vuol dire? Che vuol dire? Oh, che vuol dire? Ai, ciò.
Ma dico, ma è un intercalare che è onomatopeico, ma anche una sua, insomma, è più vicino a cazzo o più vicino a ciò, mi chiede. Allora le fate fatiche proprio, eh? Allora ciò, non so, come dice, sì, è onomatopeico, però a Boulogne, se vuoi tradurlo, si può tradurre, ma non significa nulla, non significa la parola tradotta, non è che uno va a pensare, ma sì, ma che vuol dire, che vuol dire, se la traduci, che significa? E io, se proprio tra vous savez, insomma, so c'è tradotto, a Boulogne significa succhia. Allora io dico, succhia? Ma che vuol dire? Ah, cioè, l'ho detto con un po' di niente, dai, come ciò e come cazzo, non è che uno sta lì a guardare il significato, lo dicono tutti a Bologna, anche le signorine per bene dicono, ma socce come sei in tiro questa sera, ma socce che bel cagnolino, insomma, tu socce, socce, e però così. Allora lui dice, ma perché scegliere socce, socce, perché scegliere quella parola lì, ah, cioè, vado a mandare qui Bologna, su che sei per me, ma su che cosa, su che cosa? Allora io gli rispondo come il romagnolo automaticamente, che con una frase chiude tutto e spiega tutto, e gli rispondo, ciao, ognuno per socce caschi per, si chiude tutto e siamo a posto. Grazie a voi. Grazie. Massimo Piani, Pino Di Fazio. Grazie. Oh,